Salve, San Valentino si sta avvicinando. Che ne dite di preparare assieme dei baci di dama? Ci occorreranno veramente pochissimi ingredienti. Io li ho già preparati. 150 g di burro a temperatura ambiente, 150 g di farina 00, 150 g di zucchero, 150 g di mandorle già tostate al forno e 60 g di crema fondente di cioccolato. Questi sono gli ingredienti. La prima cosa da fare sarà quella di frullare le mandorle nel frullatore, frullarle finemente. Io comincio. Ecco, le mandorle sono state frullate, mi raccomando, frullatele molto finemente. A questo punto non farò che mettere tutti gli ingredienti all'interno della planetaria, o se non l'avete, non è necessario sicuramente la planetaria, potete anche impastare a mano, all'interno di una terrina o facendo la fontana, come preferite. Io metto tutti quanti gli ingredienti all'interno della mia planetaria che è già pronta. Aggiungo anche le mie mandorle tritate e vi faccio vedere qual è l'impasto che ho ottenuto. Ed eccolo qua il nostro impasto. Come potete vedere, ha un bellissimo colore dorato, un profumo già delizioso ancora, anche se non l'abbiamo ancora cotto, ed è molto morbido, quindi facilissimo da lavorare. Ora lo possiamo mettere sul piano di lavoro, dividerlo in più parti, fare, diciamo, dei filoncini e poi delle palline. Ora vi faccio vedere che cosa farò io per fare in modo, che, tutti i baci di lama abbiano più o meno la stessa dimensione, ma non è necessario utilizzare lo strumento che sto per usare io. A fra poco. Ed eccolo il mio strumento che mi facilita e mi velocizza un po' le operazioni, ma francamente non è assolutamente necessario. Mi serve soltanto per fare in modo che i baci di dama siano tutti uguali, ma anche se non lo fossero sarebbero uguali lo stesso. Io comincio a pigiare e lentamente il mio composto comincia ad uscire, così come potete vedere, non so se riuscite a vederlo, ma penso di sì. Esce e nell'uscire il pannellino che è sotto praticamente si sposta e io poi avrò modo di tagliarli in maniera tutta uguale. Tra poco arriveremo al momento in cui si procederà ad appallottolare i biscottini. Ed ora con l'aiuto del tagliapasta farò dei tagli di uguale dimensione in maniera tale da avere dei biscottini che siano tutti più o meno grandi. Quindi io ho questa possibilità di seguire le righe del tappetino che ho qua sotto, ce ne sono in commercio diversi che possono essere di grande aiuto. Quindi comincio a tagliare i biscottini e quando ho terminato procederò poi ad appallottolarli. Ecco, comincio con uno, lo appallottolo e lo trasferisco sulla teglia. È molto semplice, si devono fare delle palline, insomma, di questa dimensione. Se volete più piccole, se volete più grandi, a seconda del vostro gusto. Ed ecco i nostri biscottini, come vi ho potete vedere sono tutti più o meno della stessa dimensione, sono perfettamente allineati l'uno accanto all'altro, mi raccomando alla giusta distanza. La cosa che dovete fare adesso è cominciare a schiacciarli un pochino, uno ciascuno, in modo tale che poi prendano la forma che è necessaria per poterli appaiare. E vanno messi in forno a 180 gradi per una quindicina di minuti, dopodiché dovete attendere prima di spalmare la crema di cioccolato che si siano raffreddati. Ci vediamo dopo, quando i biscottini saranno stati sfornati e saranno freddi a sufficienza per poter essere farciti. E
finalmente, eccoli pronti e raffreddati i nostri baci di dama. Adesso vi farò vedere com'è semplice farcirli. Cerchiamo di prendere due biscottini che siano simili tra loro, in genere lo sono, e non facciamo altro che spalmare all'interno un po' della nostra crema di cioccolato fondente. Potete utilizzare anche altri tipi di crema, eh? Io ho preferito quella fondente perché la ricetta tradizionale prevede che venga utilizzato proprio il cioccolato fondente fuso. Per comodità ho preferito utilizzare una crema che è in commercio ed è particolarmente buona. Ce ne sono anche delle altre, sempre comunque fondenti, buonissime. Se preferite una al latte o del cioccolato bianco, come preferite voi, sicuramente saranno sempre e comunque gustosi. Eccoli, ne ho già preparati due. Continuerò e terminerò la mia teglia e successivamente a questo video avrete modo di trovare la ricetta come sempre con le relative fotografie. Spero che il video vi sia piaciuto, che vi siate rilassati guardando questi dolci e mi auguro che magari uno di questi baci di dama venga accompagnato al caffè del primo mattino a chi volete bene, magari proprio il giorno di San Valentino. Un saluto a tutti, un bacio da In Cucina con il Cuore.